Amici di HD Blog, oggi proviamo lo Zenfone Zoom, uno smartphone annunciato da Asus all'inizio dello scorso anno, è arrivato prima su alcuni mercati, adesso arriva anche in Italia, un prezzo decisamente importante, 549 euro per questo device che è incentrato sulle qualità fotografiche, infatti una fotocamera posteriore da 13 megapixel con uno zoom ottico 3x, abbiamo poi anche un processore Intel Atom, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria integrata espandibile, 128 in questa che andiamo invece a provare. Insomma, queste sono alcune delle sue caratteristiche tecniche e adesso vi dico anche come si comporta nella nostra recensione. Ed eccolo qui lo Zenfone Zoom. Partiamo dalla confezione di vendita, che contiene un caricabatterie con porta USB da 2A in uscita, un cavo dati, un paio di cuffie auricolari stereo di tipo in-ear con adattatore in gomma. Abbiamo anche un comodo laccetto da polso, proprio come le classiche fotocamere compatte. Passiamo alle dimensioni, che sono di 158.9 x 78.84 x 11.95 mm di spessore. Pesa 185 grammi, in mano comunque si tiene abbastanza bene grazie a questa back cover che è stata realizzata in policarbonato, rivestita in vera pelle, disponibile sia in bianco che in nero. Abbiamo anche questo leggero rilievo che permette di impugnare meglio il device quando dobbiamo scattare fotografie. Profilo realizzato completamente in metallo. Buona nel complesso l'ergonomia, appunto grazie a questa cover che riesce a far tenere sempre un buon grip alla mano. E abbiamo anche, tra l'altro, delle funzionalità di utilizzo con una sola mano, ovviamente funzionalità software implementate da Asus che facilitano sicuramente l'utilizzo. Sul lato destro abbiamo i tasti per la regolazione del volume, che possiamo utilizzare anche per lo zoom, tasto di accensione, spegnimento e blocco, questo piccolo tastino circolare che serve per avviare la registrazione video, poi abbiamo un tasto per la fotocamera a doppia corsa. Sulla parte inferiore il connettore micro USB con supporto OTG, microfono principale, questo piccolo forellino che serve per inserire il laccetto da polso, lato sinistro completamente pulito, sulla parte superiore invece abbiamo il secondo microfono per il sistema di soppressione dei rumori ambientali e il jack audio da 3.5 mm. Sul retro abbiamo la fotocamera principale, 13 megapixel, sensore Smart FSI di Panasonic, rapporto 4 terzi, abbiamo un'apertura variabile da f2.7 ad f4.8, zoom ottico 3x realizzato con una serie di lenti a 10 elementi, realizzati in collaborazione con noi, abbiamo lenti asferiche e lenti prismatiche, presente anche uno stabilizzatore ottico d'immagine, è possibile proprio vedere come venga mosso il sensore per compensare i nostri movimenti. Abbiamo poi un sensore laser per la messa a fuoco e un doppio flash dual tone. Sulla parte inferiore invece abbiamo l'altoparlante di sistema, che fortunatamente non viene molto attutito quando poggiamo il device su una superficie piatta, proprio grazie a questo leggero rilievo. Sulla parte anteriore è protetta da un vetro Gorilla Glass 4 della Corning, abbiamo i sensori di luminosità e di prossimità, un LED di notifica, una fotocamera da 5 megapixel con un'apertura f2.0 e lente grandangolare. Un po' più in basso abbiamo i tasti funzione capacitivi, hanno il feed a vibrazione ma non sono retroilluminati. Rimuovendo la back cover accediamo al vano batteria che comunque è integrata, abbiamo qui gli slot per la SIM in formato micro e quello per la micro SD che ci consente di andare ad espandere ulteriormente i 128 giga di memoria integrata, di cui circa 112 sono a nostra reale disposizione. Molto spazio viene occupato dalle tante applicazioni che Asus ha già preinstallato. È disponibile tra l'altro anche una versione con 64 GB di memoria sempre espandibile. La batteria è integrata da 3000 mAh, con un utilizzo intenso ci consente di arrivare comunque a sera con poco più di 3 ore di display. Abbiamo come di consueto diverse modalità di risparmio energetico, una modalità prestazioni che possiamo attivare quando vogliamo utilizzare applicazioni che richiedono molte risorse da parte del processore. Abbiamo poi anche un risparmio super che ovviamente mantiene attivo unicamente le funzionalità basilari, in questo caso avremo uno standby decisamente prolungato. Molto comoda la ricarica rapida, in circa 40 minuti otterremo un 60% di autonomia. Il processore utilizzato da Asus per questo Zenfone Zoom è un Intel Atom, uno Z3590, un quad core a 64 bit da 2.5 GHz con una GPU PowerVR, una G6430, e abbiamo poi 4 GB di memoria RAM LPDDR3. Abbiamo delle elevate prestazioni che ci consentono di avere
sempre una buona fluidità e reattività del sistema. Non mancano tuttavia sporadici rallentamenti da imputare in modo particolare comunque all'interfaccia utente personalizzata da Asus, la Zen UI, che vedremo tra pochissimo nel dettaglio. Il device tende leggermente a scaldare quando utilizziamo delle applicazioni che richiedono più risorse. I benchmark non ci danno dei risultati particolarmente soddisfacenti, ma nel complesso devo dire che comunque questo processore riesce a dare delle ottime prestazioni, in modo particolare anche nei giochi. Abbiamo sia Asphalt 8 che Real Racing 3, i nostri giochi di riferimento, che riescono ad essere giocati al massimo dettaglio grafico anche con un frame rate abbastanza elevato. Il display è un IPS a laminazione completa da 5.5 pollici di diagonale, abbiamo una risoluzione Full HD, una densità di 403 ppi, buona la reattività al tocco, è presente tra l'altro anche una modalità guanti. La retroilluminazione forse è il suo punto debole, infatti non è particolarmente forte, questo non ci consente di avere un'ottima visibilità in giornate particolarmente soleggiate. L'angolo di visione è abbastanza ampio, anche se ovviamente di taglio, essendo un IPS, i neri tendono leggermente a schiarire. Di default i colori sono ben bilanciati, comunque tramite l'applicazione Splendid è possibile andare a regolare la temperatura, la saturazione, e possiamo anche attivare una funzione che ci consente di ridurre il livello di blu per affaticare meno gli occhi durante le ore notturne. Andiamo a comporre il 190, mettiamo in viva voce. Benvenuto in Vodafone Relax. Festeggia con noi tutte le donne. Decisamente buona la qualità audio tramite la capsula auricolare. Tramite lo speaker di sistema invece il volume è abbastanza elevato, ma mancano un po' le tonalità basse a mio avviso. Buona anche la qualità percepita dai nostri interlocutori grazie al sistema di soppressione dei rumori ambientali e direi senza nessun tipo di problema la ricezione del segnale di rete cellulare. Il sistema operativo è Android in versione 5.0. Speriamo che quanto prima Asus aggiorni a versioni successive, alla Marshmallow soprattutto, questo device. L'interfaccia utente la Zen UI in versione 2.0, un'interfaccia utente che, come ho già detto nella recensione dello Zenfone Max, è molto personalizzata ed offre anche molte possibilità di personalizzazione. Abbiamo praticamente la possibilità di intervenire in quasi tutte le impostazioni di questo device. Possiamo cambiare griglia, personalizzare icone, temi, ci sono davvero tantissime gesture anche a schermo spento che ci consente di attivare rapidamente tutta una serie di funzionalità. Personalizzabile anche la tendina delle notifiche, insomma una personalizzazione che a mio avviso risulta un po' invadente, ma che ovviamente non può che venire incontro alle esigenze di una particolare fascia di utenza che vuole proprio un'estrema possibilità di personalizzazione del proprio device. Per la navigazione web Asus ha messo a nostra disposizione sia Chrome sia questo browser che ha personalizzato con alcune funzionalità. Andiamo a vedere innanzitutto la tastiera, una tastiera comoda da utilizzare, abbastanza veloce e reattiva. Andiamo su HD Blog, aspettiamo il caricamento della pagina, siamo sotto copertura 4G. Iniziamo subito a fare uno scroll, doppio tap abbastanza reattivo. Abbiamo anche questo cursore che ci consente di spostarci rapidamente su e giù per la pagina. Come è possibile vedere, se andiamo con una certa velocità, notiamo come ci siano delle zone grigie che comunque sono presenti solamente per alcuni istanti. Ovviamente si tratta della renderizzazione della pagina che ci impiega giusto qualche attimo. Comunque così non abbiamo nessun tipo di problema. Tutto sommato la navigazione web è sicuramente soddisfacente. Ampiamente personalizzata da Asus anche l'interfaccia fotografica, abbiamo la possibilità di attivare tantissime impostazioni per quanto riguarda foto, video, possiamo anche andare a scegliere diverse modalità di scatto, abbiamo sia la possibilità di uno scatto completamente automatico, abbiamo anche tutta questa serie di funzionalità tra cui lo scatto con HDR, risoluzione super che ci consente di avere delle foto con risoluzione fino a 50 megapixel ovviamente per interpolazione, abbiamo poi anche degli effetti che possiamo attivare in caso di illuminazioni ambientali abbastanza scarse. Abbiamo poi anche questa modalità completamente manuale che ci consente di andare a regolare il bilanciamento del bianco, l'esposizione, il valore dell'ISO, la messa a fuoco. Abbiamo anche questo histogram e abbiamo anche questa livella che ci consente di allinearci sempre all'orizzonte. Sicuramente buona nel complesso la qualità fotografica, anche se da uno smartphone incentrato proprio sulle doti fotografiche forse mi sarei aspettato una migliore qualità. Le foto scattate
state in condizione di illuminazione ottimale, risultano un po' sature per quanto riguarda i colori, anche un po' rumorose, si vede anche un po' la compressione JPEG. Non mi hanno molto convinto le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione, dove la rumorosità è più evidente. Sono decisamente belle e dettagliate le macro, i video hanno una risoluzione massima Full HD e possono beneficiare ovviamente della stabilizzazione ottica. Anche in questo caso la qualità va oltre alla sufficienza senza eccellere, in particolare le scene non risultano molto dettagliate, ma abbiamo comunque una buona velocità di messa a fuoco e anche una buona esposizione. Davvero molto buona invece la qualità dell'audio catturata. Personalizzato ovviamente da Asus anche il player musicale, abbiamo anche la radio FM stereo con RDS, player musicale che ci consente di andare a gestire le nostre playlist. Abbiamo tra l'altro anche un equalizzatore grafico a 5 bande che possiamo raggiungere tramite le impostazioni. La qualità audio tramite lo speaker di sistema è decisamente buona, pulita, e anche il volume è particolarmente elevato, decisamente buona anche tramite le cuffie in dotazione, che sono sicuramente di buona qualità. Lo Zenfone Zoom viene venduto in Italia da Asus ad un prezzo di 549€ nella versione da 64 GB di memoria integrata, sarà disponibile anche una da 128, due varianti di colore, questa in bianco ed una in nero. Lo Zenfone Zoom a mio avviso ha un rapporto tra prezzo e qualità non particolarmente aggressivo, ha delle importanti dotazioni hardware, ma mi ha un po' deluso proprio nella sua caratteristica principale, che è la fotocamera. Non che faccia delle brutte foto, tutt'altro, però mi sarei aspettato decisamente qualche cosa in più. Anche il display non l'ho trovato particolarmente luminoso, mi è invece piaciuta molto sia la qualità costruttiva, anche i materiali che sono stati utilizzati, ottima anche la parte telefonica e soddisfacenti nel complesso anche le prestazioni. Giochi ed applicazioni che richiedono un po' di performance in più vanno senza nessun particolare problema, qualche rallentamento invece la Zen UI, che trovo sempre un pochettino pesante, anche se ampiamente personalizzabile. Ma per avere qualche dettaglio in più sulle caratteristiche tecniche, per vedere anche tutte le foto e i video che ho scattato in questi giorni, vi invito a leggere la recensione completa, che è online da pochissimi minuti sulle pagine di HD Blog.